grande collaborazione e lavoro in sinergia tra comuni e associazioni, un rinnovamento e un reinventarsi continuo delle attività sulla base delle regole anticontagio. Queste le basi per una ripresa come quella che quest'anno ha visto Fano, grazie al progetto Fano en plein air, in un'estate così particolare come quella appena terminata. Una città che, nonostante le difficoltà, ha saputo sfruttare tutti i suoi punti di forza, riuscendo così ad ottenere un bilancio positivo a fine stagione, nonostante le premesse negative e i dubbi alla partenza. Se ricordo i ragionamenti che facevamo ad aprile, la preoccupazione era tanta, ma dobbiamo dire oggi, con il senno di poi, che le scelte fatte, la scelta di Fano en plein air è stato un grande successo. E lo dimostrano i fatti concreti, le presenze nella città, ma soprattutto il messaggio che è passato: una città vivace, sicura, che ha saputo coniugare le regole con l'offerta, una ricca offerta, ma fatta anche di qualità. Tantissimi gli eventi che hanno portato tante persone, ma quello che più ci ha dato soddisfazione è stato proprio che la città è stata percepita come una bella città dove era piacevole trascorrerci delle serate. Il Covid ha esaltato la creatività fanese, favorendo le numerose presenze italiane che hanno coperto la mancanza di stranieri che normalmente caratterizzavano il turismo locale. Non sapevamo veramente come muoverci. Poi la brillante idea di aprire questo discorso, questo progetto di Fano en plein air, con oltre 200 attività che hanno preso spazio nel suolo pubblico della città, cambiando forma alla città con tanti localini nelle zone veramente più caratteristiche. Poi la collaborazione con gli operatori culturali, le imprese per eventi, che hanno fatto sì che, oltre a far ricadere economie specifiche sulla città di Fano, hanno fatto lavorare veramente gli artisti, tutte le imprese culturali della nostra città. Era questa l'idea che avevamo avuto, e quindi quella di attirare anche fondi dall'esterno, come fondi FUS o i fondi FEAMP, e direi che l'obiettivo è veramente pienamente raggiunto. Abbiamo fatto tante attività all'interno dei contenitori culturali: Darsena Borghese, Rocca, ex chiesa di San Francesco, San Gallo, Anfiteatro Rasta, Terena BCC, circa 133 eventi, serate, per 23.000 persone presenti alle serate, quindi l'indotto veramente ben più ampio. Tutta un'altra serie di eventi importantissimi: il Brodetto Fest, che ha aperto una collaborazione con gli artisti, il Mercoledì degli Artisti, concerti d'organo. Insomma, abbiamo veramente colto l'opportunità che si presentava in questo periodo così difficile. Tutti hanno collaborato al meglio, una grande sinergia che ha creato veramente una bellissima stagione della nostra città.